Cioè, ragazzi, scusate, no? Cosa? Io questo devo farlo vedere così com'è. Lui ha messo la telecamera dentro il frigorifero. Cioè, per fare il cavalletto. Per fare il cavalletto. E Doc, ha inglobato la sedia con la scala. Non vorrei. E voilà! Ma voilà che è, oi Doc, che hai rischiato di cadere 2-3 volte. Perché non lo dici? E voilà! Bene. Questo è un video molto importante a parer mio. Sì? Perché. Ma aspetta, che oggi... c'è lui che sta facendo clic clic con la scala. Oggi abbiamo ritirato il logo stampato. Attacchiamo il logo. Ok, attacchiamo il logo. Che è emozionante per noi, comunque, perché l'abbiamo creato da zero. Tanto ta. Questo è un adesivo che attaccheremo dietro i Mac. Sì, tipo così. Attacchiamolo subito, no? Dai, va bene. Quale metto dei due? Sono un po' emozionata, Luca. Aspetta. Gli adesivi che abbiamo preso si chiamano attacca e stacca, quindi non andranno a rovinare il Mac, si possono attaccare e staccare. E ovviamente, per velocizzare i tempi televisivi, sul mio c'è già. È solo stacca, niente attacca. Guarda, non è adesivo. Ma come non è adesivo? Ti dico di no. Ma è quella roba che hai tolto, non è che è l'adesivo? No. Forse il mio Mac non ha... Non è... Ma come? Non è possibile? Ma aspetta, ma com'è possibile? Dobbiamo farci risarcire. Ma fammi vedere, non è che c'è... No, Luca. Ah, c'è poco adesivo. Vediamo le tazze. Ma che strano, cioè, dovrebbe essere adesivo. Bello però, no? Bello però, vero? Bellissimo, dai. Ok. Solo che, capito, non regge. Le tazze hanno un problema, Marta. Eh? Sì, ce l'avevano detto che avevano sbagliato il logo. Cioè, praticamente io per far vedere il logo devo fare così. Cioè, devo bere... Ma che problema c'è? Lo usiamo così? Vediamo se questo è uscito bene. Dai, cucù. Però prima di aprire questo, ah beh sì, no, vediamo se è uscito bene, poi montiamo un telaio. Sì, okay. Sì, vediamo a sto punto se questo è stato stampato bene. Ih, che bella! Bella, dai, sta bene! Bello! Bello di brutto, sì. Stampa da Dio, eh! Lo skyline di Milano, che è una cornice moderna con i grattacieli stile Dubai. Diciamo incorniciata dalla tradizionalità della nostra Italia con le case che contraddistinguono il nostro territorio. Zacchete! La descrizione di Milano. Prima si monta la cornice e dopo si riaggancia dentro. Fate largo a Barbie camionista! Non riesco a metterlo. Ma solo da te si infilano, da me no. E devi fare un po' di gioco. Ce la puoi fare, ce la puoi fare! Certo, avremmo potuto mettere un LED gigante. Ma non ce li hai i soldi, raga? cerca si sponsor di LED gigante. Che calzini sei messo? Oh, sì. Indietro o abbasso e torno indietro, ok. Più piante che il vetro. No! No! Che doc! Dacco, combina i guai! Jack, va via quello che c'era prima! Questo non credo possiamo usare per coprire le lucernare sopra. Non ci abbiamo più i teli. Ma ogni casa pesa così tanto, sto posto! No, no, dai, provate a fare così, provate a fare così. Il telaio è stato montato, ora dobbiamo attaccare la tela. Non c'è mai una cosa semplice. Voi vedete sempre la punta dell'iceberg, che
che è il video che poi noi pubblichiamo, ma dietro a quel video in realtà c'è l'infinito. Oh, cavolo, perché è partito l'azione? Perfetto, vai, vai. Adoro la pizza comunque. E voilà. Niente, dicevo. Marta, in confronto a sta tela sei piccolissimo, sei un puntino là in fondo, giuro. Un po' stanchi. Stanca. Il doc sta continuando. Cioè, ragazzi, scusate, no? Cosa? Io questo devo farlo vedere così com'è. Lui ha messo la telecamera dentro il frigorifero. Cioè, per fare il cavalletto. Marta, però questo frigorifero è sempre aperto. Ci siamo, pronta? L'alziamo? Dai. Vai, ok. No, vabbè. Che bello è. Bellissima, cucù. Guarda, bello. Lo sai come la chiamavo io, la gru, quando ero piccola? Toro. Toro, che c'entra? Che poi mi segno zodiacale. Davvero? Bello, no? Guarda, cucù. Rimane. Barbie camionista ritorna ancora! Luca, ti conviene non avvicinarti. Ok, ok. L'hai già collegato, ma se passa! Sì, ho già collegato tutto! Bravo, Cucu! Ok, proviamo. Sì, anche un po' legname! Ciaccia e tua sorella. Perché lei fa quasi quella cosa, è vero. Sì. Ma è bellissima. Sì. Il video spacca di brutto, Marta. È vero. Abbiamo finito! Abbiamo finito, raga. Ora aspettiamo che si asciughi un pochettino la colla e poi tiriamo su. Diventa sempre più pesante. Ma veramente è stato sempre pesante per me. Dai, abbiamo fatto un bel lavoro, certosino, no? Mi piace, raga? Marta Rossi e Luca Lattanzio presentano Wake Up! Sta per arrivare su YouTube il primo morning show italiano che vi sveglierà alle ore 8 del mattino. Sì, avete capito bene, proprio alle ore 8 del mattino, sempre con noi dal lunedì al venerdì, in cui non mancheranno ospiti del web e della televisione italiana. Racconti fantastici, gossip, news, sfide, risate, divertimento. Insomma, il mood giusto con cui iniziare le vostre giornate. Quindi, segnate sul vostro calendario Wake Up 1 marzo, ore 8 del mattino, la nostra prima puntata. Luca Lattanzio! Marta Rossi! Dove il buongiorno, ragazzi, si vede dal mattino!